8 colpi di pistola e in città torna la paura. Mistero in via Vanvitelli, alla periferia di Lecce, dove nel corso della notte sono stati esplosi 8 colpi di pistola contro un'abitazione. Due proiettili si sono conficcati nel cancello, 3 nella facciata, 1 sul frontespizio del citofono e 2 nella finestra del primo piano. Un vero e proprio atto intimidatorio. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Lecce hanno avviato le indagini dopo aver eseguito un primo sopralluogo e dopo aver raccolto le dichiarazioni della famiglia che vive nell'appartamento preso di mira. Padre e madre, rispettivamente pensionato e casalinga, e 2 figli di 25 e 30 anni. Secondo una prima ricostruzione, gli autori del gesto avrebbero raggiunto la zona con una moto di grossa cilindrata. Il passeggero, impugnando una calibro 9, ha premuto sul grilletto più volte. Poi la fuga senza lasciare alcuna traccia se non i bossoli per terra e i fori sui muri della villetta. Gli investigatori non escludono alcuna pista, anche se al momento quella più accreditata sembra condurre alla sfera personale, o meglio sentimentale. Ma ulteriori conferme giungeranno solo al termine degli accertamenti.